Ragazzi, dove si va oggi? Improvvisando alla grande, ma desiderio di utilizzare per la prima volta questa stagione invernale lo snow scoot. Andiamo a Piamune, sono le ore 13:40. Stiamo affrontando la salita che da Paesana va su a Piamune. Tempo bellissimo, caldo. Speriamo che ci sia neve, ma confido di sì. In ogni caso, anche se non c'è neve, ci si diverte lo stesso con lo snow scoot. E quindi, prima volta di questa stagione, dobbiamo riprendere perché Piamune è una delle località che ha risposto bene alla questione snow scoot. Non so se molti di voi lo sanno, ma lo snow scoot in Italia è un po', diciamo, emarginato, mentre all'estero ormai ovunque ci siano impianti di risalita, in Francia, Svizzera, si può praticamente girare ovunque con lo snow scoot, perché non è nient'altro che una tavola, uno snowboard con una bici sopra, quindi una BMX con le tavole sotto, vedendola dall'altra. Quindi chi fa snowboard lo vede come uno snowboard con una BMX sopra, chi fa BMX o ciclismo lo vede come una bici con delle tavole sotto. È divertentissimo, veramente si impara in una giornata, secondo me, a patto di avere appunto degli impianti che ti portino su. Io ho imparato nel giro di un anno e qualcosa, ma salendo sempre a spinta, non sono mai andato sugli impianti. Quindi ogni volta mi facevo il tombino a salire, magari per 3-4 ore, una salita e logicamente una discesa. Quindi lì diciamo che imparare diventa una questione molto più lunga. Invece andando dove è permesso portarlo sugli impianti, è logico che magari si fanno 5, 10, 15 discese in una giornata e lì veramente si impara velocissimo. Quindi la mia zona Piemonte occidentale, zona pinerolese, per ora autorizzato ancora. Eccoci a Piamonè, saliamo con lo snow scoot, si sale bene bene, stiamo salendo primo impianto, la seggiovia, oggi impianti chiusi, veniamo a fare una bella ricognizione per il futuro. La neve in basso è quella che è, ma in alto dicono che sia splendida. E allora ci gasiamo. Yeah! Dopo aver vagato nell'ombra per un bel po', ora sempre a Piamonè, stiamo risalendo verso il Fontanone, il punto più panoramico della zona. Praticamente si arriva da questo pianoro e si sbuca con vista Monviso che lascia davvero senza parole. Eccoci qui, mancano ormai pochi metri allo scollinamento e bisogna prepararsi. Oh, si vede già la punta! Attenzione, attenzione! Wow, eccolo là il Monviso. Che figata senza senso è qua sopra. Che figata senza senso. Eccolo là, il Monviso.
Wow! Eccolo là, il fontanone, laggiù, spettacolo! Ed eccoci qua, al cospetto del Monviso, con lo snow scoot. Ne parlavamo prima, questo è uno snow scoot. Allora, è una BMX, dipende da chi lo vede, una BMX, diciamo il telaio di una bici, con altre due tavole da snowboard sotto. Quella anteriore fa da sterzo. Ha una pedana dove si appoggiano i piedi, si possono mettere in vari modi. Una specie di fermapiedi, quindi se lo si vuole alzare si possono fare 8000 cose. E se si va in pista con gente ci vuole un laccio, che io in macchina, perché oggi gli impianti sono chiusi e sono da solo, un laccio che lo fissa a noi nel caso di caduta, non rischia di partire addosso alla gente, quindi una sicurezza in più. E siamo qui per provare le piste. Giù la neve ce n'era poca e non era male, cioè era veramente brutta. Qui è fantastica, sembra a tratti polvere. Le piste sono eccezionali, infatti ci gaseremo a scendere almeno fino alla seggiovia in punta. Quindi l'impianto superiore, lo ski lift qui è ancora fantastico. Peccato che l'ultima parte della discesa della seggiovia sia un po' spelacchiata, ma è così. È così dappertutto sotto i 2000 metri. La parte alta è fantastica, infatti adesso andiamo veramente a gasarci. E quindi prima uscita stagionale con lo snow scoot, sotto lo sguardo attento del re di pietra. Prima discesa di stagione con lo snow scoot. Andava più in snow scoot, eccoci qua a rigasarci con le piste, in modo fantastico, spettacolare. Vabbè, neve interessantissima. Andiamo qua al sole. Fontanone, il famosissimo fontanone.